La nuova Pescara, o nuova città che dovrà nascere nel 2027, si potrà chiamare Fabrizia o Guglielma Marconi. No, non è un errore, ma una provocazione di Luciano D'Alfonso che dà bacchettate a tutti i protagonisti della futura fusione, impegnati nelle aule dei consigli comunali ai quali ricorda qualche passaggio di storia dell'Italia e dell'Europa che dovrebbe dare contezza dei processi che portano a far nascere nuova città. Insomma, la municipalità formata dall'Unione di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Statuto, denominazione, articolazione della nuova città e soprattutto, io dico, specializzazione dei territori. Serve che i poteri delle tre città preesistenti vadano sotto braccio, addirittura mi permetto di dire si fidanzino, per fare in modo che i primi 10 anni, che saranno difficilissimi, non generino il germe della divisività successiva, che prima o poi farà parlare, o meglio, farà scrivere anche l'istituto della Pescarexit. Il principio che rimarca il deputato del PD è giusto, la generosità che pare manchi. Prima il processo, poi la fusione. E anziché parlare del nome, forse è il caso di mettere mano ai bilanci. Mi pare che ci sia superficialità su un dato. I documenti contabili, chi li sta studiando? Non dovesse fare che emergeranno dopo dei debiti potenziali che zavorreranno l'agibilità economica e finanziaria della nuova città. Stanno facendo la fusione della protezione civile, va bene, sono impegnati nella difficile scelta dei colori del gonfalone e stanno decidendo a quale santo patrono dedicare devozione. Rimarca ancora D'Alfonso. Ma c'è il progetto di fusione che ci chiama in causa, che è molto più difficile di qualsiasi delle discussioni fino ad oggi assunte. Noi dobbiamo avere prima il progetto di fusione e poi la fusione, e la regola statutaria è alimentata dall'idea del progetto di fusione, dalla specializzazione dei territori, dal bisogno che noi abbiamo di liberare pensieri, diritti, doveri, in maniera tale che ci sia un supplemento, una capacità di funzionamento. La nuova città non si fa né per risparmiare, come pure hanno detto quelli che fecero i manifesti con le palle colorate, né si fa per riempire di soldi tutte le case dei pescaresi.